Cerimonia nella sala dei baroni del Maschio Angioino per i primi 200 vincitori del concorso bandito dalla SIA, la società in-house del Comune di Napoli che si occupa della gestione dei rifiuti in città. Entro aprile entreranno in organico altre 300 persone, segnando, si spera, una vera svolta nel servizio di igiene urbana. Ma sentiamo il sindaco Gaetano Manfredi presente all'iniziativa. Abbiamo dimostrato che si possono fare cose in tempi rapidi, si possono dare lavoro alle persone, lo si fa senza nessuna interferenza, in assoluta trasparenza e con la riorganizzazione dei servizi e il potenziamento dei servizi riusciremo insieme ai cittadini ad avere una Napoli più pulita, più organizzata e più ordinata. Per il sindaco è anche l'occasione per fare il punto sulle attività svolte finora da SIA e per tracciare nuovi orizzonti. C'è l'idea anche di fare un concorso per autisti, perché ovviamente nel potenziamento, anche perché ci sta anche un investimento su nuovi mezzi, perché questo è un altro aspetto molto importante, nuovi mezzi anche elettrici, mezzi più moderni che si possono anche adattare alla diversa configurazione della città. Quindi per far questo l'ASIA ha bisogno anche di più autisti, quindi c'è un obiettivo anche di fare un concorso per più autisti. L'amministratore unico di ASIA, Domenico Ruggero, ci dice da dove partirà il lavoro di questi 200 nuovi dipendenti della pubblica amministrazione. Primariamente all'interno del centro storico, area UNESCO, in quanto ci aspettiamo già da questo mese un flusso turistico enorme e per dare una risposta ai cittadini e ai turisti, quindi impiegheremo le forze giovani immediatamente nell'area UNESCO. Poi con l'ingresso delle ulteriori 300 unità verranno equamente distribuite per l'intera città in modo da avere un miglioramento del decoro dello spazzamento in ogni municipalità, non solo al centro ma in tutte le municipalità.